Violento frontale tra un furgone Mercedes e un pullman di turisti in Viale Miramare. Ad avere la peggio è stato il conducente del furgone, legato in barella e portato all'ospedale di Cattinara dopo aver rimediato un trauma toracico. È successo intorno alle 15.45, poco prima di Largo Roiano. Secondo quanto appreso sul posto, il pullman che viaggiava dal centro città verso Barcola avrebbe sterzato improvvisamente per evitare di investire una donna in scooter. A quanto risulta dalle testimonianze raccolte, la donna avrebbe frenato bruscamente, costringendo il conducente del mezzo a deviare sulla corsia opposta per evitare il peggio. Dall'altro lato della carreggiata, però, stava arrivando il furgone condotto da un uomo sui 55 anni. L'impatto frontale è stato inevitabile. Entrambi i mezzi hanno subito danni rilevanti. Mentre i passeggeri del pullman e il conducente sono rimasti incolumi, non si può dire lo stesso dell'autista del furgone. All'arrivo degli operatori del 118 l'uomo era cosciente, ma la forza dell'impatto gli ha provocato un trauma toracico. È stato necessario immobilizzare il 55enne e caricarlo sulla barella, mentre i vigili del fuoco contavano i danni alle due vetture e gli agenti della polizia locale procedevano con i rilievi e soprattutto con la gestione della viabilità. Il traffico infatti è andato completamente in tilt. Il sabato pomeriggio, caratterizzato dalla corsa al mare di famiglie e ragazzi, è stato sconvolto, rendendo impossibile andare oltre la zona di Roiano e costringendo gli automobilisti a fare dietro front o scegliere vie alternative. Stessa sorte per chi proveniva da Barcola, autobus che hanno fatto retromarcia, costretti a cambiare tragitto o semplicemente a rimanere fermi in attesa della rimozione dei veicoli danneggiati. Per le due ore successive all'incidente, il tratto dalla stazione a Largo Roiano è stato completamente interdetto in attesa che i vigili del fuoco completassero le operazioni di messa in sicurezza dell'area. Il conducente del furgone è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Cattinara.